Pronti? Partenza, via! 8 auto davanti a te. Ok, non preoccuparti. Fidati delle tue capacità di guida e in poco tempo sarai in testa alla gara. È un peccato che tu sia partito dal fondo dello schieramento, ma tutti questi piloti non riusciranno a impensierirti. Conosci questo circuito come le tue tasche. Ottimo, curva tagliata alla perfezione. Hai guadagnato 3 posizioni in un colpo solo. Ora concentrati. Guarda dritto davanti a te. Attento, quella è una macchina. Frena, frena. Oh cavolo, non funzionerà. Ti schianterai, premi il pulsante di espulsione ora. Oh, ci è mancato poco. E se la tua auto non avesse un sedile iniettabile? Per fortuna ce l'ha. Ora stai lentamente scendendo con il paracadute al sedile della tua auto. Ma aspetta un attimo. Le auto non hanno i sedili eiettabili. Perché la tua ha... Oh, un sogno. Comunque, perché no? Beh, per cominciare, le auto sono già dotate di un sacco di misure di sicurezza. Gli airbag, le cinture di sicurezza, il controllo della trazione e molti altri. Un sedile eiettabile non aggiungerebbe nulla. Anzi, potrebbe destabilizzare l'intero delicato sistema che è stato progettato nel corso degli anni. Comunque, c'è sempre spazio per migliorare. I jet militari, per esempio, hanno i sedili eiettabili. Sono necessari, ma solo come ultima risorsa. Un jet di solito trasporta esplosivi o armi da guerra. Volando con questi materiali pericolosi non sempre tutto potrebbe andare per il verso giusto. Inoltre, questi aerei sono di solito piccoli e compatti. È più facile che un dispositivo simile a questo sia installato su un aereo. L'espulsione da un jet è relativamente veloce. Dal momento in cui si tira la maniglia al dispiegamento del paracadute passano solo 2 secondi. È un'esperienza sgradevole, per dirla alla leggera. Una volta tirata la maniglia e messo in moto il procedimento, la spina dorsale è costretta ad assorbire una forza G enorme. Un pilota che l'ha sperimentato una volta ha detto che, quando è successo, ha scoperto di essere diventato 2,5 cm più basso. Potrebbe sembrare divertente in teoria, quasi come andare sulle montagne russe, ma non lo è. Quindi toglietevelo dalla testa prima di lanciarvi in aria. Anche gli aerei commerciali non hanno sedili eiettabili. Sarebbe molto più difficile introdurre questa caratteristica in un aereo molto più grande. Anziché i cartelli «si prega di allacciare la cintura di sicurezza», rischieremmo di leggere «si prega di non premere il pulsante di espulsione del sedile», perché sappiamo bene che la gente sarà tentata di premerlo. Comunque, poniamo il caso che qualcosa vada storto e tutti debbano premere il pulsante di espulsione del sedile. I sedili finirebbero per scontrarsi e i paracadute si aggroviglierebbero in aria. L'esperienza è un altro fattore indispensabile in queste situazioni. Le normali persone non sono addestrate all'uso di un paracadute. Immaginate un film. 2 coppie in vacanza vogliono raggiungere una delle isole del paese che stanno visitando. Tuttavia, l'unico modo che hanno per arrivarci è prendere un piccolo aereo da 4 passeggeri. Prima di salire a bordo, il capitano li istruisce con tutte le informazioni necessarie. Nel briefing erano incluse le istruzioni sul corretto uso del paracadute. Chiamiamoli coppia 1 e coppia 2. La coppia 1 ascolta attentamente, presta attenzione e legge l'opuscolo che il capitano ha appena consegnato loro. La coppia 2 è troppo occupata a parlare tra loro delle cose divertenti che avrebbero fatto sull'isola. Al capitano non importa, dato che il viaggio in aereo dura solo 30 minuti e, nei precedenti 10 anni di servizio, non è mai successo niente. Comunque, anche a loro è stato dato un opuscolo. Si godono il viaggio, ridendo e ammirando il bel paesaggio. Improvvisamente succede l'impensabile. Uno dei motori ha smesso di funzionare. Oh no! La coppia 1 ha prestato attenzione, sanno cosa fare, rimangono calmi e ascoltano le istruzioni del capitano. La coppia 2 si fa prendere dal panico. L'aereo sta precipitando e non hanno idea di cosa fare. Se avessero ascoltato, avrebbero saputo che questo particolare aereo è in grado di atterrare sull'acqua. Ed è esattamente quello che il capitano sta per fare. Così, presi dal panico, iniziano a cercare una via d'uscita. Notano che i loro sedili hanno un pulsante di espulsione e anche un grande pulsante rosso. Lo premono e all'istante vengono espulsi entrambi. Non erano pronti a quanto sarebbe stato brusco. Certamente non sanno nemmeno come usare i paracadute che indossano. Quale pulsante premono? E quando? Panico e terrore sono i sentimenti che provano in questo momento. Per fortuna sono a pochi metri dall'acqua. La loro espulsione è stata incontrollata, ma sono ancora in grado di raccontare l'espulsione brutale e il tuffo in acqua da un'altezza considerevole. Grazie ad una barca nelle vicinanze, vengono rapidamente salvati. Forse la prossima volta faranno attenzione al briefing del capitano. Comunque, perché i sedili eiettabili funzionino davvero, ci deve essere un modo per farli volare fuori dall'aereo.
Quando si tira la maniglia, si innesca una catena di eventi e, a seconda dell'aereo, la parte superiore viene sollevata, spazzata via o, se di vetro, va in frantumi. Per sollevare e staccare il tettuccio, degli speciali bulloni vengono riempiti di cariche esplosive. Anche la frantumazione del vetro avviene con l'aiuto di esplosivi. I resti dell'esplosione non colpiranno l'aeronauta a causa del movimento dell'aereo. Tutti i frammenti finiscono alle spalle del pilota. Anche per far saltare il portello è, come avete indovinato, necessario usare l'esplosivo. Si trova nei bulloni e, quando vengono fatti esplodere, il portello dell'aereo viene sparato lontano dal velivolo. A meno che tu non sia uno stuntman o James Bond, non vorrai mai avere a che fare con un sedile iniettabile nell'auto. Stai guidando su una tranquilla strada di campagna e tutto sembra tranquillo. Tra qualche chilometro dovrai percorrere una galleria. Lo sai perché hai percorso questa strada migliaia di volte. Tuttavia, questa volta, il tunnel è chiuso per lavori e non lo sapevi. Visto che la strada è tranquilla, non ci sono auto in vista, preso dalla curiosità decidi di controllare quel messaggio sul cellulare. Entri nel tunnel, ma la strada si interrompe dopo pochi metri. È troppo tardi per tornare indietro, ma anche per frenare in sicurezza. Andrai comunque a sbattere, ma freni ugualmente. La tua macchina si graffia un po', ma tu stai bene perché l'airbag ti ha coperto le spalle. O meglio, la tua faccia. Non ti sei nemmeno fatto male. Ma se invece di un airbag avessi avuto un sedile iniettabile, oh cavolo! Appena premuto il pulsante di espulsione, saresti volato dritto verso il soffitto del tunnel. E questo è solo un possibile scenario. Anche premendo il pulsante in anticipo non avresti avuto la certezza di salvarti. Con il sedile iniettabile il tuo corpo viene sottoposto ad un'enorme forza G. Semisvenuto ti troveresti a qualche metro d'altezza, senza sapere dove andare. Potresti atterrare tra un branco di animali o su un albero. Su un'autostrada sarebbe ancora peggio. Se venissi espulso lì, potresti atterrare sopra un'auto o magari in mezzo alla strada con un mucchio di macchine che passano a velocità folli. Rimanere coinvolti in un incidente non è mai bello, ma la tua auto ha sistemi che limitano i danni alla persona o addirittura li evitano del tutto. Un sedile iniettabile è semplicemente un rischio non controllato. Fortunatamente il sedile è anche molto robusto, quindi in grado di assorbire la maggior parte dei danni. Ora, se le auto potessero volare, forse avrebbero dei sedili iniettabili. Per quanto sia fantascientifico, la gente ha immaginato auto volanti per decenni. Aspettare su un marciapiede il tuo taxi volante è quanto di più futuristico possa esistere. Al posto delle ruote avresti eliche che girano vorticosamente. Corsie invisibili nel cielo appositamente per loro. E guardando in alto noteresti migliaia di auto a pochi chilometri sopra di te in movimento dal punto A al punto B. Ma sarebbero veramente rumorose e probabilmente creerebbero anche un sacco di inquinamento. Abbiamo già i taxi volanti, si chiamano elicotteri e aerei privati. Non è un mercato per tutti, ma esiste. E con un po' di pazienza le vere auto volanti appariranno sicuramente. La tecnologia ha fatto molta strada. Non dimentichiamo che il primo computer occupava circa 167 metri quadrati e pesava più di 30 tonnellate. Al giorno d'oggi siamo fortunati a poter mettere i nostri computer portatili nello zaino. Esistono persino computer così piccoli che entrano in una tasca e sono sicuramente migliori del primo computer mai prodotto.